Cari concittadini, ho preso la difficile decisione di dimettermi da presidente della Repubblica del Kazakhstan. Un annuncio in diretta TV, dopo tre decenni di potere incontrastato, lascia a sorpresa il 78enne Nursultan Nazarbayev, già leader sovietico e poi dal 1991 a capo del Kazakhstan indipendente. Sempre rieletto, quasi all'unanimità, nonostante le critiche dell'OSCE sul rispetto degli standard democratici e degli attivisti per i diritti umani per la dura repressione di ogni opposizione. Un esempio il caso del dissidente Mukhtar Abyazov, ex ministro dell'energia, ora in esilio in Francia, alla ribalta nel 2013 quando il governo italiano espulse e rispedì in patria la moglie Alma Shalabayeva e la figlia Alua. Leader di un paese ricco di gas e petrolio, il più grande dell'Asia centrale ma con solo 18 milioni di abitanti, Nazarbayev è riuscito finora a preservare la convivenza interetnica e a tenere sotto controllo l'estremismo islamico. Putin gli ha telefonato subito. Per Mosca restano cruciali le tutele della minoranza russa, quasi un quarto della popolazione, e il mantenimento di un'alleanza preziosa nell'Unione Euroasiatica e a livello internazionale. Nazarbayev resterà a capo del Consiglio di Sicurezza Nazionale del partito di governo, mentre la carica di capo dello Stato passa adesso, fino a nuove elezioni, a un suo fedele alleato, il presidente del Senato, Tokayev.